Buongiorno, sono Giordana Jessica, un'assistente sanitaria del Dipartimento di Prevenzione e mi occupo di promozione della salute. Oggi parleremo degli incidenti domestici nella fascia d'età 0-4 anni. Gli incidenti domestici sono eventi improvvisi che avvengono all'interno delle mura di casa, ma anche in cortili, garage e spazi condominiali. Per questo è necessario porre attenzione alle caratteristiche strutturali dell'abitazione e degli oggetti e ai comportamenti e alle abitudini di vita di adulti e bambini. Un comportamento corretto, calmo e attento da parte di un adulto informato è fondamentale per prevenire gli atteggiamenti a rischio del bambino, a cui non va impedito di esplorare ciò che lo circonda, ma educato a farlo nel modo più sicuro, dando il buon esempio. È bene iniziare a rendere l'ambiente più sicuro fin dalla nascita, in modo che i comportamenti corretti diventino parte della normalità e della quotidianità, in quanto i bambini acquisiscono continuamente nuove abilità senza la percezione di rischi e pericoli. Vediamo qui di seguito, stanza per stanza, alcuni piccoli suggerimenti per garantire la sicurezza in ambito domestico e rendere la casa a misura di bambino. In generale, verifica il funzionamento del salvavita e riordina i cavi elettrici liberi. Colloca sulle prese elettriche le apposite coperture, in modo che il bambino non infili nelle dita né oggetti appuntiti. Controlla la stabilità degli arredi e posiziona delle barriere protettive davanti a camini e stufe quando sono in funzione. Proteggi piani e porte in vetro con la speciale pellicola trasparente e copri tutti gli spigoli dei mobili con gli appositi paraspigoli. Tieni fuori dalla portata del bambino sostanze e oggetti potenzialmente pericolosi per evitare avvelenamenti. Assicurati che le piante tenute in casa non siano tossiche se ingerite. Acquista solo giocattoli e dispositivi sicuri e idonei all'età del bambino, con il marchio certificato CE. In cucina, non lasciare incustoditi attrezzi o apparecchi elettrici in funzione. Stai lontano dalle fonti di calore e non bere bevande calde quando è in braccio il bambino, per evitare le ustioni. Utilizza i fornelli posti verso la parete e posiziona i manici delle pentole verso l'interno. Assaggia prima il cibo per controllarne il sapore e la temperatura. Verifica che il seggiolone abbia una base solida e allacciagli sempre la cintura di protezione mentre mangia. Passiamo ora alla camera. Posiziona il neonato a pancia in su nel lettino ed evita di lasciare gli oggetti di piccole dimensioni per evitare il soffocamento. Meglio non utilizzare il cuscino nei primi anni di vita. Resta sempre assieme al bambino quando si trova nel letto o sul fasciatoio, senza protezioni. In bagno, tieni lontano dall'acqua gli apparecchi elettrici. Riempi la vasca da bagno con poca acqua e metti un tappetino antiscivolo sul fondo. Durante il bagnetto rimani sempre assieme al bambino. Prepara tutto il materiale occorrente prima del bagnetto e del cambio pannolino e verifica la temperatura dell'acqua. Terrazze e balconi. Controlla che accanto a balconi e finestre non ci siano oggetti o arredi che possono fare da gradino e su cui possono arrampicarsi i bambini. Scale. Verifica che le sbarre delle ringhiere non siano scalabili e posiziona cancelletti di protezione davanti alle scale. In auto, sistema sempre il bambino in seggiolini omologati e adatti all'età, anche per brevi tragitti. Ebbene, che educhi il bambino a rispettare gli animali domestici e a giocare in modo corretto con loro. Ricorda che la sicurezza è un bisogno fondamentale come la salute, l'amore, l'alimentazione e l'ambiente libero dal fumo.